Fondamentali della Costituzione. Abbiamo realizzato 12 pannelli progettandoli al computer. Ogni pannello approfondisce un principio fondamentale in chiave storica, culturale e con diversi riferimenti all'attualità. Vediamone alcuni, partiamo dal primo, l'articolo 1. Qui vengono spiegati l'importanza del diritto al lavoro e il valore della democrazia per un popolo che aveva lottato contro i regimi totalitari del Novecento e desiderava ricostruire se stesso su basi nuove e libere. Nonostante questo, nella storia repubblicana del secondo dopoguerra si sono verificati numerosi attentati volti a minare la democrazia e i principi costituzionali. La strage di Bologna, ad esempio, è un avvenimento molto sentito sul nostro territorio reggiano, in particolar modo nella nostra scuola, dove da diversi anni le famiglie di due delle vittime stanziano fondi per un concorso di idee che rinnovi la memoria. L'istruzione è la più potente per cambiare il mondo, e questa è la frase che dà senso al nostro progetto. Il futuro da costruire è già cominciato, non perdiamo tempo. Pensano che la Costituzione protegga solo certi diritti della persona. Ma ormai non è più così, perché la Costituzione protegge anche le nostre vite informatiche. È proprio vero. Per fortuna, l'articolo 2 è un grande contenitore nel quale possono trovare spazio anche questi nuovi diritti che oggi sono fondamentali. Dobbiamo cominciare a capire, sin da ragazzi, che i nostri dati personali sono un tesoro da proteggere. La Costituzione ci aiuta, spingendo lo Stato a creare leggi che ci tutelano, ma dobbiamo imparare a difenderci anche da soli. Finalmente a casa. Adesso posso rilassarmi guardando un po' di Instagram. Alice, aiutami. Non riesco più ad accedere al mio account. Ho capito cosa è successo.
Sei stato vittima di un attacco di sniffing e phishing. Una volta adescati, gli utenti rivelano i propri dati personali ignari del furto che stanno subendo. Fortunatamente, la Costituzione tutela i tuoi dati personali tramite l'articolo 2, proteggendoci da simili atti di furto. Infatti, l'articolo 2, da alcuni anni, si è messo al passo coi tempi. Adesso, la nostra sicurezza informatica è importante tanto quanto, ad esempio, l'integrità fisica. Grazie Alice, se la sorella è la migliore del mondo, non avevo proprio idea di quanti rischi si corrono se non si presta attenzione. Ciao ragazzi, mi chiamo Italo. Sto partendo per un viaggio pazzesco. Volete venire con me? Vi porterò alla scoperta dei primi 12 articoli, i principi fondamentali della Costituzione, un documento speciale che contiene diritti e doveri del nostro vivere insieme. Partiamo! Ecco le cellule. Insieme lavorano per formare i tessuti. Noi cittadini siamo come loro. Siamo le cellule su cui si fonda la nostra Repubblica Democratica, come recita l'articolo 1. Per parlare dell'articolo 2 dobbiamo fare tappa al cervello, che riconosce i tessuti e attiva i sistemi di difesa. Così la Repubblica garantisce diritti inviolabili e richiede doveri di solidarietà a tutela dei più deboli. Che meraviglia! Cosa saranno quei due grandi fari che vedo? Ma certo, gli occhi! Con essi guardiamo il mondo e conosciamo gli altri. Sono perfetti per raccontarvi l'articolo 3. La Costituzione guarda con gli stessi occhi tutti noi, senza fare differenze, rispettando le nostre diversità. Aiuto, ehi, chi ci vuole acchiappare? Le mani! Sono arrivate al momento giusto per ricordarci che l'articolo 4 riconosce il diritto al lavoro e il dovere di contribuire al benessere della società. Uff, mi ci vuole proprio una pausa. Mi appoggerò qui, alla colonna vertebrale che sostiene il nostro corpo, permettendoci liberi movimenti, come l'articolo 5 che tutela le autonomie locali.
O le rabocca a raccontarci l'articolo 6, a salvaguardia delle minoranze linguistiche, e sottolinea con gli articoli 7 e 8 la laicità dello Stato e la libertà religiosa. Ah, respirate a pieni polmoni e godetevi tanta bellezza. L'articolo 9 promuove la tutela dell'ambiente, della scienza, del patrimonio artistico, testimone della nostra storia. Le braccia ci permettono di stringere a noi le persone a cui vogliamo bene. L'articolo 10 ricorda che l'Italia collabora con gli altri paesi ed è pronta ad aiutare chi è in difficoltà. Stiamo arrivando al cuore, ecco il motore di tutto, simbolo dell'amore per la vita, con cui l'Italia ripudia la guerra e promuove la pace. Articolo 11. Oh, tenetevi forte, atterriamo! Eccoci sui piedi che affondano nel tricolore, compagno della nostra avventura e simbolo di comune identità, come recita l'articolo 12. Mamma ragazzi, che viaggio affascinante abbiamo condiviso! Ora la Costituzione è scritta dentro i nostri cuori.